10:45, questo è Tempo d'Estate, eccoci tornati, se vi siete sintonizzati solo in questo istante su Padre Pio TV, questo è lo spazio che ogni mattina dalle 10:30 alle 11:30 vi accompagna con aggiornamenti, ospiti e notizie e oggi vi presentiamo anche un libro di un collega che abbiamo avuto modo anche di ospitare più volte in passato sulla nostra emittente, Antonio Gelormini, che ci presenterà il suo nuovo libro, eccolo, ce l'ho qui tra le mani, Via Vi, Vis-à-vis, 40 tessere di un avvincente mosaico di vita, edizioni Radici Future. Buongiorno, buongiorno Antonio, benvenuto. Buongiorno Paola e buongiorno ai telespettatori e grazie per questo invito. Allora, È sempre un piacere tornare da voi. grazie a te davvero per averlo accettato. Allora, io ho scoperto leggendo questo libro che prima di essere scrittore e giornalista hai fatto insomma diversi altri mestieri che in qualche modo ti hanno anche portato a conoscere i personaggi di cui racconti in questo libro. Allora, sono 40 profili o rievocazioni di incontri avuti, talvolta per caso, talvolta per lavoro, con personaggi noti che meritano di essere raccontati. Io partirei con la protagonista, della copertina, che insomma, come dire, non hai scelto questa foto a caso, ma la foto di questa ballerina è riportata, il racconto, la storia di questa donna è riportata anche tra le pagine del tuo libro. Sì, il libro è uscito un po' in ritardo, non solo per la pandemia, ma anche perché mi ero in qualche maniera, diciamo, intestardito a volere Sylvie Guillem, in copertina. Sylvie Guillem è stata étoile de l'Opéra di Parigi, è stata prima ballerina al Royal Ballet, britannico ed è stata l'innovatrice nel campo della danza, ma non solo della danza, per eccellenza. Il suo corpo, la sua figura, è stata completamente dedicata alla danza e per Sylvie Guillem hanno scritto, hanno composto coreografie i maggiori, protagonisti della danza classica e moderna. Quello che mi colpì soprattutto, ed è il motivo per cui ho voluto Sylvie in copertina, è la sua caparbia volontà, tipico di donna, di operare per l'innovazione attraverso la trasgressione. In pratica, trasgredire non per un'azione fine a se stessa di protesta, ma come primo passo verso l'innovazione, ogni cambiamento avviene attraverso una trasgressione. E Sylvie Guillem è la prima, la vedete in copertina, è la prima ad aver introdotto la cosiddetta spaccata in verticale in un mondo di rigido classicismo come quello della danza, che all'epoca sembrava quasi una bestemmia. Noi l'abbiamo scoperto attraverso la TV con Eter Parisi nel Varietà del sabato sera, ma Sylvie ha introdotto la spaccata in verticale nella danza contemporanea e lei diceva, rispondendo alle perplessità e ai moniti delle cosiddette cariatidi della danza di tutti i tempi, che leggevano quel gesto come una sorta di bestemmia, beh, non è detto che perché non si sia mai fatto, non si debba mai provare e realizzare. Beh, è proprio il principio della trasgressione utile all'innovazione. Antonio, si tratta appunto di 40 incontri, però 32, ecco, incroci, così come vengono definiti, realmente avvenuti e 8 che hai immaginato. Sarebbe difficile raccontarli tutti, però che cosa ti ha dato incontrare queste persone, gli incontri appunto che tu hai avuto e che hai deciso di mettere nero su bianco, e che invece che cosa ti ha dato immaginare l'incontro con alcuni personaggi? Allora, per
Per completare con Sylvie Guillem, perché abbiamo omesso la cosa forse più particolare, Sylvie entra nelle 40 tessere perché mentre lavoravo, io ho lavorato per 18 anni con i clan mediterranei, ero in un villaggio delle Maldive e non sapevo che lei era in vacanza, però perlomeno sapevo che lei era in vacanza, ma non sapevo chi fosse all'epoca. Era la compagna di un fotografo famoso parigino che era venuto per un servizio fotografico alle Maldive. E un pomeriggio arriva una telefonata da Parigi, la stanno cercando, l'unico telefono in quell'atollo era nel mio ufficio, loro non c'erano e dall'altro capo, quando io ho detto lasciatemi un messaggio, trasmetterò, la farò richiamare, dall'altro capo del telefono il signore mi disse sono Rudolf Nureyev e io risposi automaticamente e io so buon Napoleone Bonaparte. Poi disse lui insiste, naturalmente insistette, dice no guardi sono veramente Rudolf Nureyev e dall'accento capì che avevo al telefono il grande ballerino russo che la stava cercando e da quel momento ho cominciato a seguire e ad approfondire chi fosse Sylvie Guillem. 32 incroci realizzati dall'essere stato in braccio ad Aldo Moro alla conversazione con Sergio Marchionne, sì. Da Jacques Seguela, incontrato in un convegno a Roma, a Irene Papas, alla quale avvertii quando mi invitò a cena in un albergo in Tunisia che le mie origini erano troiane. Irene Papas è stata per sempre e resta nel ricordo di tutti la Penelope per eccellenza. Altri 8 incontri un po' più impossibili da realizzare, o perché un soggetto come Diomede è una figura letteraria, non è mai esistita, quindi non avrei mai potuto incontrarla, oppure per epoche storiche il nostro Donato Menichella, governatore della Banca d'Italia, oppure Antonio Salandra. Mi piace ricordare la coincidenza odierna, oggi è il 13 di agosto, e il 13 di agosto del 1853 nasceva a Troia Antonio Salandra, il primo presidente del Consiglio che questa regione ha dato al paese. Prima di Salandra c'è stato Aldo Moro e prima ancora l'ultimo recente, l'altro il nostro conterraneo Giuseppe Conte. Salandra è stato presidente del Consiglio tra il 1914 e il 1916, ed è la figura che in qualche maniera ha legato il suo ricordo al tragico e drammatico ingresso dell'Italia nel primo conflitto mondiale. Altri personaggi, Oriana Fallaci, Barack Obama, lo stesso Federico II, il quale però all'ultimo momento ha deciso di sottrarre alle 40 tessere per farne poi un lavoro ad hoc, sono personaggi per i quali ho scritto talmente tanto che è come se li avessi incontrati. A proposito delle tue origini, mi ha colpito quello che ti ha detto Massimo Troisi, vuoi raccontarcelo tu? Perché è meraviglioso. Beh, sì, Massimo Troisi è stato un bellissimo e breve incontro alla fine di una cerimonia di un premio organizzato dalla città dell'Aquila, dove all'epoca il direttore artistico del teatro comunale era un nostro concittadino, un amico troiano, Giovanni Martelli, il quale ci invitò, me ed alcuni amici, a quell'evento dove c'erano anche altri personaggi famosi. Insieme a Massimo Troisi veniva premiata anche Angelica Ippolito. Beh, quella sera naturalmente dopo il premio, in quel breve cocktail che organizzarono nel dopo cerimonia, ci avvicinammo a salutare Troisi e naturalmente, sapendo di stimolare la sua verve comica, mettemmo subito l'accento sulle nostre origini troiane, dalla cittadina pugliese. E la reazione di Troisi fu straordinaria, perché disse letteralmente, lo disse ad alta voce, e ci portò al centro dell'attenzione di tutto il foyer. Disse, io pensavo di essere piuttosto handicappato, di subire il fatto di essere nato a San Giorgio
Giorgio Acremano, però voi a Troia state proprio inguaiati e naturalmente suscitando l'ilarità di tutti. E poi segnalo anche l'incontro che è durato giusto il tempo di un cappuccino con il maestro di moralità e dignità civile, così come lo hai definito, Enzo Biagi, che ti disse non perdetevi troppo nel battibecco politico, cioè parole attualissime anche e soprattutto oggi. Raccontate con amore quel che accade dalle vostre parti, le storie dei vostri compaesani e quello che chi è lontano si aspetta di leggere. I ricordi sono la nostra fortuna perché in essi si sono concentrate le cose più belle della vita. Sì, l'incontro con Enzo Biagi avvenne al bar Taveggia a Milano. Io ero a promuovere quello che all'epoca con un gruppo di amici dalla Radio Studio 98 a Troia, nel periodo delle radio libere, avevamo avviato questo progetto per realizzare un periodico che aveva in prima pagina i disegni, un po' come successivamente farà Repubblica con Forattini, solo che la vignetta commentava le notizie del giorno. Da noi i disegni di Leon Marino in prima pagina erano una sorta di vero e proprio editoriale, a volte senza parole, a volte a commento dell'editoriale stesso. E in quella mattina io stavo facendo colazione quando vidi entrare Enzo Biagi, non mi feci sfuggire l'occasione. Avevo nella cartella alcune copie del giornale che stavo promuovendo a Milano tra i nostri emigrati al nord ero molto emozionato, riuscii a chiedergli se volesse dargli un'occhiata con calma e poi magari darci forse qualche suggerimento. E lui lo fece con molto garbo, con molta gentilezza, immediatamente, poche occhiate, e mi disse quello che hai appena detto. Allora Antonio, io rimarrei con te per raccontare queste storie fino a domani, ma purtroppo i tempi televisivi, come si dice in gergo, hanno delle scadenze, però ecco, vorrei innanzitutto anche ricordare, ecco, facciamo vedere la copertina del tuo libro, ricordiamo il titolo, Vis-à-vis di Antonio Gerolmini, 40 tessere di un avvincente mosaico di vita, edizioni Radici Future, e ricordo anche che tu sei, oltre a essere giornalista, scrittore e fai tantissime cose, sei anche promotore dell'iniziativa per far riconoscere patrimonio mondiale dell'UNESCO i Rosoni di Puglia, quindi importante anche questo, abbiamo fatto un collegamento per parlarne, ma sicuramente ritorneremo anche a parlare dei Rosoni di Puglia. Grazie per essere stato con noi, buon tempo d'estate. Posso prego dare un appuntamento? Certo. Posso dare un appuntamento ai telespettatori? Certo. Il 20 di agosto, per chi sarà in zona, per chi ha disponibilità, per chi vuole fare una passeggiata a Troia, la sera del 20 agosto di fronte alla cattedrale c'è un appuntamento importante. La serata ha un titolo, Il Tetramorfo di Federico II, e proprio nel contesto dell'iniziativa volta a promuovere i Rosoni di Puglia come patrimonio UNESCO, ci sarà una sorta di monologo, di presentazione di una serie di approfondimenti e di ricerca dove svelerò quella che a mio parere fu la vera committenza del Rosone della Cattedrale di Troia, legato a tre siti storici pugliesi: Lambone, il bassorilievo sul Lambone della Cattedrale di Bitonto, la Cattedrale Palatina e il suo Rosone di Altamura, e Castel del Monte. Il Tetramorfo di Federico II, sabato 20 agosto alle ore 20 in piazza di fronte alla cattedrale. Un gioiello la cattedrale di Troia, per chi non l'ha ancora vista e visitata consigliamo vivamente e caldamente di farlo. Grazie Antonio Gerolmini per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro. Grazie Paola, grazie ai telespettatori, buon lavoro. Ciao, allora noi ci fermiamo ancora qualche istante, andiamo in pubblicità e poi ancora insieme con Tempo d'Estate.